ragazzi, questo è un villaggio molto strano ed inquietante, anche perché purtroppo qui in questo villaggio hanno la maledizione del Dark Oak. Cioè, scusami, che caspita sto dicendo? Volevo dire la maledizione di Alberum. E quindi vorrei un attimo esplorare questo dannato villaggio, porca vacchettona. Perché, guardate, è ovunque questo Alberum. Com'è possibile? Wow! Prima non c'era sta cosa, vero? E comunque anche se c'era... che cacchio è? Vedete, ragazzi, uno spuntone che esce dal terreno. Questa è la maledizione di Alberum, forse? Perché sappiamo che Alberum, ragazzi, una delle sue abilità è usare le radici per muoversi e poi dopo uscire dal terreno e vedere, grazie agli occhi che ha qui, vedere tutto quanto. E quindi mi chiedo se, tipo, ha la possibilità di fare queste cose. Ok, vabbè, esploriamo tutte queste case. Magari c'era già prima, ma ne dubito fortemente. E anche se c'era già prima, non è normale. Ok, del ferro è buono. Comunque Eli, ragazzi, l'amico che sta con me in questo mondo, praticamente è a casa. In qualsiasi momento io potrei smutarmi per parlargli e per raccontargli delle cosucce strane che stanno succedendo. Ecco, tipo, adesso dobbiamo anche dormire. Perché... no, aspetta un attimo, questo non c'era. Ragazzi, guardate qui, ma è letteralmente... what? Aia! No, 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 lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. La maledizione purtroppo è ancora qui, accidenti. Cosa faccio? Dormiamo? Dove dormiamo? Spostati, villager, spostati, per favore, dobbiamo dormire prima che arrivino gli zombie. Anche perché poi purtroppo uccidono tutti quanti. Oh, ok, perfetto, è giorno. Allora, vediamo un attimo. Ah, peraltro, ragazzi, qua, per fortuna, ho trovato questo coso che ha... praticamente possiamo tornare a casa in due secondissimi, due secondi praticamente. E quindi è perfetto perché in ogni villaggio si trova uno di questi. E comunque si trova anche in altri posti, chiaramente, tipo in punti di interesse. No vabbè, ma questa cosa non è possibile. Non è possibile, avete visto? Cioè praticamente Alberum usa i suoi spuntoni. Aspetta che mi smuto. Eli! Dimmi Dunis, ciao, come va? Non essere così felice, sai perché? Perché ci sono degli spuntoni che escono dal terreno! Cosa? Esatto! Ma com'è possibile? Non lo so, praticamente... e poi piove, ma com'è possibile che piova sempre? Però ho trovato un water bucket che non so se è positivo o negativo. Vabbè, non è che si trova molto... ha smesso di piovere! Ragazzi, quindi questo villaggio è davvero... ha un problema serio. Cioè, è chiaramente così, ha un problema serio. E... dovremmo cercare di, non lo so, purificarlo, perché poveri villager, cioè, ok che fanno schifo. Fanno un po' schifo a tutti i villager, va bene. Però comunque dobbiamo cercare di purificarlo, quindi io immagino che tipo il corno possa aiutare a purificare. Ecco, ho preso in mano il corno e guarda caso è venuto un fulmine sopra di me. Proveremo ad utilizzare questo corno per cercare di, non so, purificare questo posto, perché in teoria aiuta, vediamo. Oh, vedete? Ragazzi, assurdo! E quel corno è ancora rimasto, ma... cioè, scusate, quello spuntone è ancora rimasto. Quindi, praticamente, con questo corno noi riusciremo a purificare questa zona, anche se potrebbe essere un po' pericoloso il fatto che non si senta. Oddio! No, povero... no, 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 stanno cercando... aspetta un attimo. Dobbiamo togliere questi spuntoni prima che sia troppo tardi, ragazzi. Prima che sia troppo tardi. Allora, e poi è probabile anche che ne nascano di nuovi di spuntoni del genere. Via! Ok, si è tolto. Oddio, che bello! Per fortuna abbiamo un'arma contro Alberum in questo momento. Che è questo corno che ha una benedizione, evidentemente. Non lo so, immagino. Anche se fa un po' paura il corno. Cioè, non so perché fa così tanta paura. Allora, cerchiamo di capire se ne nascono di nuovo. Perché dobbiamo cercare di purificare le cose. Se no, qua Alberum continua a restare in giro. Sarebbe bello se, tipo, io facessi... suonassi il corno e Alberum sparisse da qua. Ma ne dubito fortemente. No, ma questi qua non spariscono. Chissà come mai. Non so come mai non spariscono direttamente. Cioè, poi... non so, gli spuntoni... aspetta un attimo. È sparito invece. Oh! Cos'è? Raga, cos'è? Raga, cos'è? Cos'è sta roba? No, avete sentito? Ma era... aspetta un attimo. Oh, si è tolto di nuovo. Però io avevo sentito un altro suono prima. Oh, ragazzi, di nuovo. What? Allora, è stranissimo perché... allora, ragazzi, io non so cosa dire. Cioè, praticamente funziona per togliere i legni questo corno. E non... parzialmente. Però,
Però per togliere gli spuntoni funziona del tutto. Non so che differenza c'è fra... Forse cambia il tipo di legno? Il alberum diverso, alberum... Questa cosa è veramente strana ed sicuramente inquietantissima. Però adesso allontaniamoci un attimo da questo villaggio, perché non sembrano esserci più spuntoni di questo tipo o altre cose. Anzi, torniamo un attimo a casa. No, no, non è spuntato da qua. Aspetta, rimuovi. Cacchio, come facciamo a rimuoverlo del tutto però? No, aspetta, forse devo essere allo suo stesso livello. No, ok, ha funzionato. Oddio! Di nuovo, ragazzi. Cioè, praticamente ogni volta che uso questo corno si sente un altro coso che fa. No, cioè, mi stanno picchiando, ragazzi. Non è normale questa cosa. No, allora, io me ne andrei un attimo a casa. Allora, io non so se lasciare questo villaggio. Vabbè, tanto possiamo ritornarci quando vogliamo. Ho sentito un... qualcosa... Non va bene, ragazzi. Me ne torno a casa immediatamente. Allora, vado subito a dormire. Non so se Eliseo c'è qua oppure è via. Però sicuramente posso andare a dormire in questo esatto istante. Perché praticamente io gli avevo detto di andare a raccogliere delle risorse utili. Lui non sa nemmeno se è a casa. Sarebbe bello se gli facessi pure uno scherzo. Però probabilmente in sto mondo si potrebbe spaventare tipo tantissimo. Ma tipo tantissimo. No, regà. C'è qualcuno che cammina in casa nostra, guardate. C'è qualcuno che cammina in casa nostra. C'è qualcuno che cammina in casa nostra. No. Chi era? No, ma che cosa? No. Non può venire qua. Ok, aspetta, l'ho tolto per fortuna. Ed è ricomparso. Ok, e si sente. Ok, usciamo immediatamente di casa. Eli, abbiamo un problema. Eli, abbiamo un problema. Cosa succede? È un disastro. Praticamente ci sono gli spuntoni di Alberum che escono totalmente dal nostro terreno. Che cosa? Sì, dal terreno, ma anche dalla casa. Ha distrutto tipo mezza casa, ma poi per fortuna... Ah, ma sei tornato a casa? Allora torno anch'io. Ok, praticamente adesso era uscito uno spuntone, ha distrutto mezza casa. Ma poi con il corno che ho io, praticamente l'ho tolto, sto spuntone. Di nuovo! No, non va bene, com'è possibile? E di nuovo... Allora tu non senti tipo un suono strano? No, sono lontano, come faccio? Ho capito, ma... Non va bene, cioè inquietantissimo il fatto che ci sia qualcuno che fa brrr, e poi tipo io devo utilizzare sto corno per togliere questi spuntoni. Beh, sì, in effetti è strano, ora che ci penso è stranissimo. Infatti ora sto tornando a casa, ho trovato uno di quelle waypoint che ti fa tornare a casa. Eli, praticamente tu hai sentito, quindi perché eri vicino, c'era un corno, cioè c'era un suono molto strano. Oh, eccolo! Dovrebbe essere questo, non lo so. Ma com'è possibile, scusami? Non lo so. Ma assurdo. E tu l'hai sentito prima? Cioè finora? La prima volta che lo sento. Oh mio Dio, Cristo santo. Cioè adesso non voglio dire cose tu troppo. Tu quante volte l'hai detto? Cioè l'hai sentito? Fermo un attimo. Qui. Chi è che ha messo sto letto? Cosa? Chi è che ha messo sto letto? Ma non c'era, è vero? C'era solo il letto giallo. Ma io, allora, io non mi sono reso conto la prima volta che siamo entrati qui sotto, cioè in questo video dico, non mi sono reso conto che c'era un altro letto, ragazzi. Però aspettate un attimo, perché adesso vi spiego l'arcano. Nello scorso video praticamente avevamo trovato sto... Aia. Non dobbiamo entrare qui dentro, ho capito, dobbiamo stare lontano da sto coso. Probabilmente è la casa di qualcuno e si arrabbia moltissimo se noi entriamo. Oh mio Dio, aspetta, devo togliere. Lo so se ti sei spaventato. È normale, cioè non è normale, però facciamo finta di niente. Adesso si toglierà, vediamo un attimo. No, raga. Ok, per fortuna si è tolto, bene. Allora, quello era uno degli spuntoni di cui vi parlavi. Era uno degli spuntoni di cui ti parlavo. E questo è il problema, capisci? Che se noi entriamo in casa... Ma è enorme! Me lo dicono spesso. Però, allora, no, dico, per gli spuntoni che escono, cioè me lo dicono, perché poi comunque sono davvero grandi. E quindi, cioè, dobbiamo stare attenti a non entrare in casa, ok? Ok. ok, allora. Comunque, a parte la nostra piccola momento strano, dobbiamo andare a Villaggio SS. Quindi seguimi. Allora, praticamente io non so come mai qualcuno ci ha invitati in questo villaggio. Peraltro potremmo prendere queste bacche perché magari le mettiamo a coltivare intorno alla casa. Hai sentito? Sì, ho sentito! Mi sa che ci hanno chiamato qui
per il fatto che c'è il problema del villaggio di prima, tipo ci sono delle maledizioni strane, può essere. Dici? Chissà, adesso dobbiamo andare a capire bene che cacchio c'è qui. Oh, guarda che è spuntato! No, lo sapevo io, aspetta, dobbiamo toglierli, Ma scusami, perché ci spuntano queste, cioè perché dobbiamo fare queste cose? Allora, dobbiamo difendere i villager, io capisco, va bene? Però mi sembra molto strano il fatto... Ecco, senti. Ma di allora, nuovo! È abbastanza chiaro che c'è un corno buono, che è il nostro, e c'è un corno cattivo. Cioè, l'entità, quella là che suona il corno, mi sa che la sta utilizzando per scopi malvagi. Dici? Sicuramente, se no non mi spiego il motivo. Perché poi questi suoni strani... Non so da dove arrivino e tutto quanto. Quindi dobbiamo un attimo capire qual è il mistero di questo corno. Ma non solo di questo corno, di Alberum. Cioè, allora, secondo me Alberum potrebbe avere una sua entità nel mondo, proprio umana, che cammina. O comunque anche fantasma. Perché c'è qualcuno in effetti, io quando vado da solo, c'è qualcuno in effetti che mi picchia. Ti picchia così? Così, esatto. E quindi mi chiedo se tipo Alberum ha un'entità in più per riuscire a muoversi meglio all'interno del mondo. Perché se è così, non è che riesce a muoversi, è anche molto vulnerabile. Cerchiamo un attimo di purificare anche questa zona, anche se Eli la vedo molto difficile ormai. Perché qui Alberum ha preso il sopravvento. Forse avremmo... Cosa stai facendo? No, sto volando. Accidenti, adesso devo scendere e devo stare molto attento perché qua... E fai il trick bello. Ci provo, ma non è detto che io ci riesca. Accidenti, ecco, infatti sono quasi morto. Accidenti! Che pizza, Alberum! Mannaggia, oh! Perché mi dà tutte le maledizioni. Poi io non lo insulterei ad Alberum, no? Se fossi in te, almeno. Ma io insulterei te perché stai parlando male. Infatti, Alberum ti ha sentito che parlavi male. Quindi ha deciso di darti un colpo in testa. E poi a me ha fatto molto male. Scusa? Per favore, continua di nuovo. No, ci sono. Allora, qua abbiamo delle pecore molto sceme. Oh, guarda, qua c'è una mossa. Vabbè, ma che cacchio. Dai, ma non c'è niente in sto posto. Cioè, perché ci hanno chiamato di venire qui? Non c'è assolutamente niente. Proprio niente. Zero, zero di zero. Non lo so cosa stia succedendo. Concentriamoci su Alberum, perché dobbiamo sconfiggerlo, anche se... Allora, forse dobbiamo scavare, tipo, qua sotto per trovare, non so, un amuleto. Non ho capito niente, accidenti. Senti. L'hai sentito? Sì. Sto sentendo, mi sa che qua da qualche parte è rispuntato un altro spuntone. E mi sa che se li lasciamo spuntare, poi dopo invadono proprio tutto il mondo. Può essere. Non lo so, eccolo qua, lo sapevo, io togliamolo immediatamente prima che sia troppo tardi. Ok, per fortuna funziona bene. Allora, adesso io direi di fare una cosuccia, che è quella di mettere una crafting table, ragazzi miei. Io cercherò quindi adesso di scavare sotto il terreno e per trovare se c'è qualche amuleto strano, magari, non lo so. Eccolo, senti. Forse è una buona idea questa qua di scavare sotto il terreno. Tu prova a vedere in superficie e dimmi se ci sono... Ma perché, scusami, spawnano così a caso? Aia! Mi ha fatto male! Mi ha fatto male? Sì, mi ha fatto male perché mi è ritornato tutta la terra in testa. Senti, fai una cosa, tu vai in super... vabbè, poi cos'altro dobbiamo fare? Regà, qua ci stanno ammazzando tutti. Ma cosa fa sto villager? È impazzito! È venuto a trovarci! Allora, io ti stavo dicendo prima, vai sopra e capisci un attimo se ci sono degli spuntoni, fammi sapere, chiaramente. Speriamo che non ti succeda niente e speriamo che non succeda niente a me. Io qua intanto cerco se c'è qualcosa. Ma tu pensi che ci sia una copia di questo qualcosa... corno che c'è tu? Qualcosa nel terreno, non so, sto provando tutte le cose per capire se c'è qualcosa. In effetti adesso però dovrei mettere anche delle torce così. Almeno in questo modo non si... È spuntato uno spuntone! Togliamolo immediatamente, accidenti. Che pizza queste cose comunque. Ok, vediamo un attimo. C'è una cesta. Allora, quindi praticamente sotto gli spuntoni possono spuntare appunto anche delle cose. E sarebbero... non lo so, è una palla strana che si chiama Local Void. Cioè praticamente il vuoto. Il vuoto in teoria è quello tipo sotto la bedrock. Lo tengo io? Tienilo tu, tanto chi se ne frega. Probabilmente queste cose si restano tipo sotto gli alberi. Quindi queste cose sono maledette. Ma dove sei finito? Oddio, Doris! Che è successo? Ho premuto per sbaglio tasto destro! Mi ha portato in una dimensione un po' scura. Io lo sapevo che non dovevo darti queste cose. In che dimensione sei? È tutto scuro, non riesco a vedere. Vuoi che esploro un po'?
Cosa vuoi? Esplori. Ho capito. Prova ad esplorare. È un'altra dimensione. Una dimensione strana. Tutto scuro. C'è ossidiana. C'è tante cose. Quindi praticamente tu sei una dimensione. Sarà la dimensione di Alberum. Che cacchio è il void? No, il void è tipo il vuoto. Tu sei nel vuoto praticamente. Sì, ma nel vuoto di solito non si muore. No, ma allora, in teoria, Eli, il vuoto è quella cosa che stavo dicendo prima, che c'è sotto la bedrock, che si cade e si muore, oppure quello che c'è nell'end. Oppure magari può essere una dimensione completamente nuova. Non ne ho idea, però. Non lo so. Ora tu non vedo vedi un proprio po'... niente lì. Sì, vedo un po' scuro. Cioè, ci sono dei blocchi scuri, ma non, niente di che. Vabbè, tutto scuro. Ora esploro, vedo un po' se ci sono delle creature. Vedo un po'. Assurda questa cosa, mio Dio. Ma perché hai premuto? Ma non dovevi premere? L'ho premuto per sbaglio, ho miscliccato. Mannaggia. Pure io sono scemotto, perché ti do queste cose che non dovrei dartele. Poi dopo diventa un casone, un casino. Qua probabilmente spunteranno altre cose. Eccoci qua, bene, bene, bene. Ha distrutto una casa del villager, ovviamente. Aia, aia. Vediamo un attimo se qua sotto è spunato qualcosa, ma non mi pare. Mi sembra che non ci sia assolutamente niente. Tu vedi qualcosa lì? Ragazzi, abbiamo diversi problemi in questo mondo. Alberum ormai sta facendo dei casini assurdi. Eli sta in un'altra dimensione, tutta buia, non c'è niente. Ci sono un po' di problemi qua. Eli sta all'interno del mondo, della dimensione. Qua Alberum fa uscire le sue radici che spuntano dal terreno. E suona i suoi dannati corni, anche adesso, in questo momento. Ha suonato? Di nuovo, purtroppo. Quindi probabilmente un pericolo è in avvicinamento. Si sta avvicinando a me, quantomeno. Tu tanto sei lì, in quella dimensione spaventosa dove non c'è niente, solo il buio, praticamente. Vedo quindi... tutto buio, un po' di paura, sinceramente. Cerca di morire, cioè è brutto da dire, però cerca di morire e ritornare poi dopo a casa, ok? Mi butto nel vero void, magari, non lo so. Se lo trovi, non so. Tutto scuro, sai, un po' difficile, però ci posso provare. Ok, allora al prossimo episodio lasciate like e iscrivetevi al canale. Ciao!